Guardate, il modo migliore per essere presentato quando faccio un comizio per la mia candidatura è quello di segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Perché se la politica ha ancora un senso, ha un senso quando in momenti come questi, in una campagna elettorale, a presentarti un comizio sono dirigenti del tuo partito, di non più di 30 anni, giovani che sono qui presenti nel territorio tutto l'anno con un circolo straordinario. Noi non abbiamo i comitati elettorali, lavoriamo tutto l'anno! Lavoriamo tutto l'anno con la gente vera che siete abituati a conoscere, a vedere qui a riposto. Orazio, Andrea, Ciccio, Valeria, Nina, Vincenzo, allora è Giuseppe, allora sono il mercatino, è la protesta, è la lotta per salvare Contrada d'Aggancio, è la critica a questa amministrazione comunale, è un'idea di sviluppo turistico diverso di questo luogo, è la politica! La politica che poi ti permette di presentarti alle elezioni e di sentirti diverso dagli altri. Sì, noi ci sentiamo diversi dagli altri. Ed è innanzitutto per quella storia di cui hanno parlato i compagni. Quella storia che caratterizza quello che sei e quello che dici. Quella storia dagli altri, dalla quale gli altri fuggono perché non avrebbero neanche potuto fare i loro slogan. Cioè, Nello Musumeci, come avrebbe potuto scrivere, amministriamo con onestà, quando la sua storia è raccontata dai volti di Silvio Berlusconi, Totò Cuffaro, Stancanelli, Scapagnini, Fagone, Frisella e chi ne ha più ne metta, gente che ha gravato i comuni come il mio di 1 miliardo di euro di debito, gente che così nel Lazio ha fatto di una regione e della cosa pubblica il suo comitato d'affari, gente che ha messo assieme l'imprenditoria più violenta e più brutale, la mafia, i fascisti, la P2, sono questo! Come poteva rivendicarsi il suo passato? Allora scrive amministriamo con onestà e a noi ci viene un po' da sorridere, no? Ci viene un po' da sorridere a tutti quando pensiamo che uno del PDL, della destra, dica amministrare con onestà, ci viene un po' da ridere. E c'è anche chi si scorda il suo passato più recente, no? C'è anche chi si chiama Lombardo, perché questa è, diciamo, la campagna elettorale dove ci sono i cognomi e le accenti, qui ci avete le mura, a Catania ci abbiamo Toti Lombardo, che dice liberi di credere alla sua Sicilia. Liberi a credere alla Sicilia di chi? Del papà, quello che era stato scelto come presidente in un benzinaio, no? Dai poteri criminali quelli forti, chi? A quale Sicilia dovremmo chiedere? A quella della corruzione e del clientelismo? Ecco, noi dovremmo dire, noi siamo liberi di non credere più alla Sicilia di Lombardo. E qualcuno che forse, no, Ciccio, Andrea, poteva rivendicarsi la sua storia, poteva essere Crocetta, no? È stato sindaco dei comunisti italiani, di Genova, aveva qualcosina anche strumentalmente da poter rivendicare, ma chiaramente non può fare riferimento al suo passato perché è difficile rivendicare il passato della sinistra quando sei in coalizione con l'UDC di Rottina, è difficile quando chiami a Catania Revolution Day una serata con gli amici di Maria e con i comici d'insieme, che guardate quando l'ha fatta a Catania nel salotto bene di Catania, ma ho detto semplicemente una politica di destra esprime una sottocultura di destra. Il fatto che lui stia portando il suo indegno circo elettorale fatto di dementi da vano spettacolo e di qualche comico al Librino, dove noi abbiamo conosciuto il degrado e la sofferenza dei senza tetto, un quartiere che nella mia città doveva essere il futuro ed è diventato un allevamento di uomini, di donne e di uomini che non sanno neanche più come andare avanti, ecco, questo ci fa seccare di più. Noi una storia l'abbiamo, la scriviamo, continuiamo a scriverla nelle cose semplici, nell'aiutare la gente, nella battaglia, nel conflitto, nella lotta. E abbiamo la presunzione di dire che al di là della descrizione di quello che sono gli altri, che ci porta chiaramente consenso perché gli altri sono quello che vi ho raccontato, noi abbiamo un patrimonio di idee, conoscenze, cultura e proposte politiche che ci differenziano dagli altri, il programma, quello che rischia di essere perso nella confusione, no? Nei dibattiti da bar, nelle immagini, in quelli che arrivano qua e pensano che la Sicilia vada così, un po' ammaliata, anche un po' presa così, anche stupefatta, vada affascinata con un'altra traversata a nuoto, gli dico a Grillo, Grillo, magari hai avuto una concomitanza un po' sfortunata perché questa traversata a nuoto l'aveva già fatta Benito Mussolini, hai avuto questa sfortuna, ma ecco, però incadi in questi errori, in queste cose, se pensi che il macismo, no? Che la Sicilia abbia bisogno di imprese, no,
Sicilia ha bisogno di programmi e di politica, e ha bisogno di programmi che parlano delle cose della gente, dei problemi della gente vere e reali. E noi, guardate, siccome la politica deve porsi il problema della partecipazione, ma deve porselo veramente, la gente è lontana dalla politica perché la politica gli ha fatto schifo. E guardate, non è che gli ha fatto schifo perché dobbiamo abbandonare la politica è semplicemente l'amministrazione delle cose di tutti e occuparsi delle cose della gente. Ha fatto schifo perché chi ha fatto la politica ha pensato ai suoi interessi, e noi crediamo invece che serve una politica di partecipazione. Allora, o tu pensi alla partecipazione che può avvenire ad esempio in una amministrazione comunale, in un'elezione comunale, quella di piazza come questa, dove la gente la incontri, la conosci, ci parli. Io penso a che cos'è stata la partecipazione della gente a Palagonia, dove abbiamo preso il primo sindaco comunista dopo la caduta del muro di Berlino, ed è un orgoglio, perché ha 32 anni. E io invito tutti a chiedere ai cittadini di Palagonia cosa significa avere Varelo Marletta sindaco nel proprio territorio. Noi abbiamo, e un'altra possibilità è quella di portare in una proposta politica quello che la gente ti ha detto e ti ha chiesto. Ovviamente la gente la incontri nelle lotte e nel conflitto, perché non puoi andare casa per casa, la incontri quando stai nelle lotte, perché nelle lotte incontri i soggetti sociali che devono essere i protagonisti della tua proposta politica. Allora la prima cosa che vi chiedo è se non sarebbe un provvedimento di civiltà sociale, presentare in questa nostra regione un disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Guardate, non sono fantasie, esistono in tantissime altre regioni. Io penso a quello che è stato fatto in Toscana. Guardate, la disoccupazione ormai è un dramma per almeno 3 generazioni. In questo momento un giovane su 2 è disoccupato. E in una società sempre più veloce, sempre più brutale, la disoccupazione è un dramma. Un dramma. Un giovane si confronta costantemente.